oggi ho visto già che mi ha citato il Fatto Quotidiano. A parte che mi ha detto economista complottista, adesso così cominciamo con le querele, tanto mi finanzio. Ben ritrovati da Matteo Agnoletto qui su Babboleo News, siamo in compagnia di Marco Mori, candidato avvocato, candidato per la Camera con Casa Pound in Liguria, l'abbiamo conosciuto anche perché era candidato sindaco a Genova qualche mese fa, in quel periodo correva per Riscossa Italia, Alternativa per l'Italia, un progetto anti-europeista che ora scopriremo se manterrà anche in questa nuova candidatura con Casa Pound. Siamo in diretta tra 15 secondi, quindi noi ci prepariamo con cuffia e microfono, voi ascoltateci e commentate. Elezioni politiche del 4 marzo su Babboleo News, conosciamo i candidati di tutti gli schieramenti politici. Il nostro ospite oggi è Marco Mori, candidato per il collegio plurinominale alla Camera per Casa Pound. Mori, meno di un anno fa, correva come candidato sindaco per il partito antieuropeista Riscossa Italia. Cos'è cambiato in questi mesi? Ma assolutamente nulla, intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Il programma di Casa Pound è esattamente quello che stavo portando avanti con Riscossa Italia. Un programma che punta ad attuare il modello economico costituzionale e quindi a spazzare via quei trattati europei che invece tutelano semplicemente i grandi poteri finanziari. La crisi economica che il Paese vive dipende solo ed esclusivamente da questo. Sono regole giuridiche. Si parla a livello tecnico di ordoliberismo, cioè liberismo fattosi ordinamento. È la codificazione di una dittatura vera e propria. Quindi lei dice con Riscossa Italia non c'era l'attenzione mediatica che Casa Pound invece suscita anche per motivi controversi, corro con Casa Pound per amplificare l'eco del mio messaggio. Casa Pound, c'è stato un incontro tra me e Simone Di Stefano, il segretario di Casa Pound, un incontro piuttosto recente, è stato tutto molto molto rapido. Di Stefano mi ha dimostrato una grande coerenza dal punto di vista dei programmi. Siamo in linea, non c'è nulla di eversivo in Casa Pound, mentre attenzione, ci sono partiti politici che a queste elezioni hanno tecnicamente programmi eversivi. Faccio un esempio, Stati Uniti d'Europa, Lista più Europa e Partito Democratico. Chi vuole fare gli Stati Uniti d'Europa ha in mente un atto tecnicamente eversivo. Ricordiamo che la forma repubblicana è definitiva ai sensi dell'articolo 139 della Costituzione. Non importa quale sia il tuo fine, peraltro gli USE sarebbero la codificazione finale di una dittatura finanziaria, ma al di là di questo, quindi al di là dell'obiettivo, conta che non si può ovviamente cancellare la Repubblica Italiana. Sul fascismo, invece sulle simpatie per un estremismo di destra che Casa Pound rappresenta e che lei, l'avvocato, saprà benissimo, va contro la Costituzione italiana, che conflitto si sente? Allora, qui non c'è conflitto, l'ho già detto, perché è un problema semantico fondamentalmente. Intanto Di Stefano stesso, anche in una recente intervista, ha detto chiaro e tondo che la candidatura di Mori, quindi la mia candidatura, è legata ai temi tecnici, euro, Unione Europea e Costituzione, e che vengo da un'ideologia diversa, è pacifico. Io sono socialista, non è che lo nascondo. Il loro ragionamento sul discorso fascismo non è legato a metodi antidemocratici, se no il partito sarebbe sciolto domani mattina, è legato ad alcuni aspetti che poi del fascismo si sono trasfusi nella Costituzione del 48, perché la lotta al liberismo del Manifesto di Verona, per esempio, è molto simile al dettato degli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione, basta leggerli. Poi, ripeto, qui parliamo di fatti del Novecento che non hanno nulla a che vedere con la battaglia di oggi. Invito chi oggi grida giustamente all'antifascismo, laddove dico giustamente perché se si parla di lotta alla dittatura io sono sempre favorevole, no? Però li invito a ragionare che la dittatura oggi è quella europea. Ci sono norme tecniche come, non so, vi faccio un esempio, l'articolo 127 TFUE, se volete vederlo, che prevede testualmente che la stabilità dei prezzi venga prima della pace e della giustizia. Cioè, queste sono norme giuridiche codificate. Su Babboleo News siamo in compagnia di Marco Mori, avvocato candidato per il collegio plurinominale alla Camera con la lista di Casa Pound, per conoscere il programma che vorrà portare anche come ligure a Roma qualora eletto. Quali sono gli impegni che si sente di poter prendere per le specificità del territorio ligure se dovesse rappresentarlo alla Camera? Guardate, questo l'abbiamo detto tante volte già in campagna elettorale. Oggi nessuno, a nessun tipo di livello, può fare qualcosa di concreto per il paese, per il territorio, senza previamente riscattare la sovranità nazionale.
È evidente che Casa Pound non sarà in maggioranza dopo il 4 marzo. Casa Pound però manderà una pattuglia di parlamentari a Roma. Questi parlamentari possono fare la più feroce opposizione per dare visibilità ai temi che porteranno alla soluzione del problema. Se noi riscattiamo la sovranità potremo fare tutte quelle belle cose che in tanti programmi vengono menzionati, ma che sono inattuabili senza avere la propria moneta. Qualsiasi tipo di politica, e tutte quelle di Casa Pound, come il mutuo sociale, per esempio, come le politiche di sostegno alla natalità, la ripresa del sistema produttivo economico attraverso investimenti e spesa pubblica, sono possibili solo ed esclusivamente se tu hai la tua moneta. Se tu hai una moneta che è in mano straniera e quindi ti finanzi con una moneta a prestito, una moneta a debito, in parole povere, tu non sei più tecnicamente uno Stato. Uno Stato c'è quando è nel possesso dei suoi elementi fondamentali: popolo, territorio e sovranità. Capite che se non ho la sovranità non sono uno Stato. Su questo Zagrebelsky, ex presidente della Corte Costituzionale, è stato anche più chiaro di me. Uno Stato, se è tale, non può fallire, è ovvio, perché non è soggetto alle regole del diritto commerciale, è il monopolista della moneta. L'euro è stato concepito come metodo di governo, non come moneta. L'euro, con le sue regole, porta alla recessione. La recessione è lo strumento per obbligarci a cedere sovranità e accettare misure politiche. E ci sono dichiarazioni confessorie. Pensiamo solo a Mario Monti. Le crisi, le gravi crisi, sono lo strumento per obbligarci a cedere sovranità nazionale. Lei dice opposizione a tutti o c'è qualche altro movimento politico a cui potrete strizzare l'occhio e trovare qualche punto di convergenza? La Lega apparentemente ha una posizione euroscettica. Il problema qual è? Ed è anche il motivo per cui io ho sempre detto no alla Lega, dalle amministrative in poi, voglio dire. Se tu a un certo punto vai con Berlusconi, che già nel 2011 si è dimostrato pro-Europa, ha votato il pareggio in bilancio, continua ad andare a dialogare con Juncker e compagni, è già chiaro che il centrodestra non potrà avere la forza politica per portarci fuori da questa gabbia. Da questo punto di vista, però, è già stato detto, l'ha ribadito anche Simone Di Stefano, laddove, nell'ipotesi assolutamente remota, il centrodestra decidesse di fare misure contro Bruxelles, i voti di Casa Pound in Parlamento non mancheranno. Questo è chiaro. È evidente che sappiamo bene che per andare contro Bruxelles tu devi uscire unilateralmente e fulmineamente dall'euro, perché l'euro è la loro pistola puntata alla tempia. Se provi a rinegoziare i trattati finisci come in Grecia: banche chiuse, situazione di emergenza e ovviamente tu non sei in grado di reagire. Il voto a Casa Pound in questo senso, e qui parlo soprattutto agli elettori della Lega Nord, è fondamentale, perché se mancassero soltanto i voti di Casa Pound in Parlamento per poter formare un governo, quel governo potrà nascere solo a patto di avere l'uscita dall'euro come programma unico. Quindi saremo noi l'ago della bilancia, per cui spingere dei voti fuori dall'orbita di Berlusconi per poter forzare la mano e liberarci da questa maledetta gabbia che sta uccidendo gli italiani, perché vediamo migliaia di suicidi anche in questo paese e sono suicidi per ragioni economiche, qualcosa di aberrante. E quindi non mi venite a parlare di fascismo, il fascismo è questo. Oggi c'è un nuovo razzismo, le nuove leggi razziali le ha fatte Bruxelles e sono quelle relative al potere economico, la famosa libertà economica che non si ferma neanche di fronte alla vita delle persone. Io sono libero di avere tutta la ricchezza anche se qualcuno muore. E questo vale a tutti i livelli, purtroppo, nel mondo. Grazie per essere stato con noi a Marco Mori, Matteo Agnoletto, Babboleo News. Cosa succede in Liguria? Perfetto. Ottimo. Abbiamo ancora il video da salutare. Un saluto.